No, dico, fa direttore di un giornale, ma lo vedo benissimo pure in campo cinematografico, perché la regia ha inventato una trama. No, però l'abbiamo ascoltato tutti ieri, io alla Camera e al Senato, lo abbiamo ascoltato. La ricostruzione, la narrazione è assolutamente fuorviante. Cioè lui, il direttore, ritiene se, ma e se. No, mi scusi, io l'ho fatta parlare. Non cominciamo già così, perché se cominciamo col piede sbagliato. Se c'erano i portelloni aperti, uno doveva immaginare che dentro ci fosse qualche migrante. Questa è una supposizione. Non c'è certezza. Frontex ha rivelato in maniera inequivocabile che le uniche persone individuate erano quelle che erano sopra, perché il termoscanner ha riconosciuto solamente 4 persone. Quindi non ha riconosciuto più di 4 persone. La barca non era in condizione di insicurezza, perché la barca stessa non ha mai lanciato alcun tipo di allarme. Frontex ha rivelato in maniera inequivocabile al governo, alle autorità ministeriali, che non c'era alcun pericolo, e per questo motivo la Guardia di Finanza rientra, perché ritiene che non ci sia nessun pericolo. Quindi questa narrazione che si potevano salvare, non si sa chi, perché nessuno sapeva chi c'era in quella barca, non si sa perché si doveva salvare, perché non c'era una condizione di insicurezza, e non lo ha definito né Frontex né la barca stessa. Quindi inventarsi questa narrazione da regista di film quasi horror, mi scusi, non è consentibile. Bisogna essere seri quando si dicono le cose. Poi, mi scusi, e mi taccio davvero. Dopodiché, siamo i primi a dire che se c'è stato un problema e c'è una situazione in cui non ha funzionato il meccanismo del soccorso, deve essere individuato perché questo possa non accadere. Ma la narrazione che c'è qualcuno che ha voluto non salvare queste persone per tutta una serie di storie che conosciamo benissimo è inaccettabile. Siamo d'accordo che 26.800 morti in mare sono inaccettabili. Siamo d'accordo che questo sistema, come è messo in piedi, continua a fare morti in mare. Qual è la soluzione? Secondo noi, e siamo al governo da 3 mesi, fateci lavorare e vediamo se questa soluzione può essere quella risolutiva, come può essere che non lo sarà. È quella di fare accordi con gli stati, non fare partire le persone, e quelli che possono partire e devono partire vengono inseriti all'interno di corridoi. Qual è la vostra soluzione? E se la vostra soluzione e ce l'avete, perché non l'avete messa in pratica? E se l'avete messa in pratica, evidentemente non ha funzionato, perché se ci sono stati più di 26.000 morti vuol dire che qualcosa anche con la vostra politica non ha funzionato. Perché non avete eliminato, se ritenete che sia sbagliata, la Bossi-Fini? Perché non avete eliminato, se ritenete che sia sbagliato, e al governo del Conte 2 c'era il PD, non c'era Fratelli d'Italia, i decreti Conte-Salvini, non li avete tolti, perché voi non avete idea, voi non avete idea. E non, scusami, è molto facile. Siete stati 21 anni al governo negli ultimi 30. Sì.